Dottor Gentile, finalmente questa firma direi fondamentale per chi vive tra Piemonte, Costa Azzurra e Liguria. Finalmente ci siamo. Finalmente ci siamo. Noi era qualche anno che dovevamo ripristinare la funzionalità di questa linea. Ripeto, dalla parte italiana la linea non ha problemi, e dalla parte francese invece le opere d'arte, le gallerie hanno subito nel tempo un degrado che non era più compatibile con un esercizio veloce ed efficace. L'Italia si è impegnata a finanziare i lavori, essendo fortemente interessata alla salvaguardia della funzionalità di questa linea. Oggi con questa sottoscrizione parte la prima fase. Non è un ammodernamento completo, è la messa in sicurezza e quindi la possibilità di usarla in assoluta tranquillità, in assoluta sicurezza, e quindi è il presupposto per poi, si spera, fare anche un potenziamento. Tante polemiche negli ultimi tempi su questa linea, si era parlato addirittura di dismetterla, adesso finalmente si pensa un po' al rilancio. Beh, io credo che le comunità locali hanno fatto moltissimo per convincere il governo alla validità di questo collegamento. Dal punto di vista trasportistico evidentemente ha oggi una valenza locale, perché diciamo, la differenza tra i sistemi tecnologici di trazione elettrica che esistono tra la Francia e l'Italia non la rendono ancora una linea europea a tutti gli effetti. È quello che dicevo prima, oggi ripristiniamo le condizioni di sicurezza per poterla utilizzare bene, in prospettiva, se deve avere un futuro di collegamento europeo, evidentemente questa linea avrà bisogno di investimenti per adeguarsi agli standard tecnici di interoperabilità.